passa, spassa sotto al super con ma tu sei guaglione. Quando conosce femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sangava, va giù con pallone. Buono di sti lacrime, fatti non mi fa ridere. Da desiderare quasi, non faceva piccere. Dillo tutta la vita, la mamma te può capire. Un po' scemo e vicini, dillo tutta la verità, la mamma te può capire. Stai sempre calmo, un dato calmo e esastavi. Non mangi più, non dormi più. Chi do fa fa? Grazie sempre al nostro trio Taverna, con Vito Russo, il tenore, questa formazione ormai non più inedita, ma che con Domenica sulla Luna è venuta fuori. Detto ciò, ritorna un amico di Domenica sulla Luna, anche un mio amico, posso essere onorato di dire ciò, Corrado Taranto, che viene a presentarci Il Paese degli Imbecilli. E la dice già lunga il titolo. Cosa curiosa che mi ha sorpreso, poi avendo il libro tra le mani, che questo è un libro in cui c'è, ah, c'è la dedica, grazie, è un libro in cui non c'è proprio una vera suddivisione per capitoli, ma per rotoli. Come mai e quali rotoli? Te lo faccio dire a te. Alla camomilla, carta igienica alla camomilla, ecco. Perché è un romanzo, qualcuno ha detto autobiografico. Non credo, perché non mi sono mai trovato chiuso nei gabinetti degli autogrill. E questo si trova chiuso, non ha carta dove scrivere questa cosa. E usa la carta igienica. E usa la carta igienica. Ma è una provocazione? Ma il libro è tutta una provocazione. Ma tu sei una provocazione vivente o no? Io non smetterò mai di provocare fin quando... Secondo me piglio in giro proprio lo schiattamorto. Perché, tu dici... Faccio finta di morire. Più in là però questa cosa qua. Sì. Tu, a proposito, tu pensa che io ho sempre avuto voglia di organizzarmi il funerale. È bellissimo. Questa è una cosa che io proprio dico vorrei bellissimo. Fare. Dicevo, io vorrei tanto che mi dessero tanto. È una cosa che chissà... Perché, voglio dire, deve essere un passaggio ad una... Ma, secondo me è un'altra esperienza di vita. Vero. Senti, Il Paese degli Imbecilli è anche un po' una denuncia a quello che ci accade intorno, perché è un libro sì biografico dove insomma racconti anche degli aspetti della tua famiglia, ma con un occhio anche alla società di oggi, a quello che accade, oppure no? Ah sì, è l'esigenza di chi avverte quasi un'oscura volontà di renderci tutti uguali e tutti imbecilli. Invece io parto dal presupposto che la diversità è una delle cose più belle che abbia inventato il Signore che sta lassù. Io non mi sentirò mai uguale a una persona di colore e pretenderei la stessa cosa da parte sua nei miei confronti. Vedi. Abbiamo altre idee, altro modo di vivere, altri odori, altri sapori. Ed è giusto che sia così. Il mondo sarebbe di una noia mortale se fossimo tutti uguali. Sono d'accordo. Oggi si è sempre presi da questo perbenismo, no? Che ci fa un po' omologare. Sì, invece, ecco, tu hai detto una cosa interessante senza offendere nessuno. Quindi voglio dire... No. Oggi si è sempre... Io sono aperto a tutto. Un po' imbecilli. E sono... Oggi mi sento imbecille perché voglio dire... Perché mi ci hanno fatto diventare... Ma lo vedo da dove siamo andati a finire, siamo ridicoli e non ce ne rendiamo conto, la tristezza è quella. Secondo te la cosa che ci rende più ridicoli, ecco, tralasciando un attimo il libro... L'essere gente e non popolo. Ed è una cosa che ritorna molto spesso. Come no. La gente sono tanti piccoli individui, il popolo è una massa che fa paura. Tu finisci dicendo, non smetterò mai... di voler portare in teatro il popolo e non la gente. Sì. Perché col popolo c'è confronto. Cioè dal popolo io accetto la critica negativa e la critica positiva. Dalla gente no, perché ha a che fare con tanti piccoli telecomandi. Però è pur vero, Corrado, che tu hai avuto la fortuna
di vedere le due facce della medaglia. Tu hai avuto a che fare con il popolo che veniva a teatro attraversando generazioni di artisti enormi. E invece ti sei ritrovato anche a vedere solo la gente a teatro. C'era anche una cultura, sai, i mezzi di informazione, la televisione, la carta stampata hanno influito tanto. Cioè questa è gente che quando non veniva a teatro la sera accendeva il televisore, vedeva, quando gli andava male vedeva il commissario Maigret con Gino Cervi, poi vedevano il teatro tutte le settimane in televisione, vedevano Eduardo, vedevano Taranto, vedevano... Ci siamo un po' persi. Oggi, che vedi, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, il paese degli imbecilli. Il paese degli imbecilli. Senti, da dove nasce l'esigenza di voler raccontare, di voler scrivere? Come mai ti è venuta? Anche perché tu sei uno che al di là del libro non li ha mai mandati a dire a nessuno. No. Però mi hai detto proprio carta canta, lo lascio scritto. Ma perché era giusto che lo dicessi? Io ho due figlie, ho una nipote, ne sta arrivando un altro o altra. Per cui è giusto pure che loro un domani sappiano chi era il nonno, chi era il papà, come la pensava. Perché dirlo, verbo volant, carta resta. È un aneddoto che ti ha fatto piacere in modo particolare raccontare? Credo un po' tutto, perché è una tua creatura, ma un po' però... tutti quanti, cioè voglio dire, tutte le cose che ho raccontato mi hanno divertito, ma è stato così piacevole scriverlo per me. Cioè mi sono proprio divertito a scriverlo, cioè non, senza calcare la mano, perché poi dopo non ho voluto calcare la mano. Certo. Però, insomma, è sicuramente un libro veritiero. Nel racconto c'è anche, insomma, o meglio, nella presentazione, ho anche avuto modo di leggere della morte di tuo papà. Tu l'hai detto proprio in modo ben preciso. Mio padre è stato ammazzato dalla mala sanità. Sì. Al Policlinico di Napoli. Papà è arrivato con un aneurisma in atto, addominale. E questi signori hanno pensato bene, invece di fargli una gastroscopia, che è la cosa più logica, di fargli una bella trasfusione di sangue. E l'hanno ammazzato. Quando è successo questo? Nell'85. Nell'85. Senti un po' la responsabilità di questo cognome. Oggi si parla di pregiudizi, più tardi parleremo di pregiudizi. Un cognome importante. Agli inizi forse sì. Adesso sono felice perché hai anche penso a tutto quello che mi hanno dato, a tutto quello che ho rubato, a tutto quello che ho ascoltato e visto, per cui dico, pensa se mi chiamavo Esposito, con tutto il rispetto degli Esposito, voglio dire. Senti, giovedì c'è la presentazione. Giovedì c'è dove? La presentazione. Alle 11.30? All'Undernet Theater, al largo proprio di Arianello, che è la vecchia piazzetta dove stavano i Mastiff. Vicino Viatri. Quindi, state tranquilli, sorbito la bomba già l'hanno messa, per cui non ci stanno pericoli. C'è anche un rotolo dedicato a questo, la Camorra fa serra. Sì. Cosa hai voluto? Ecco, parliamo anche di questa... Ma là si parla di questo rappresentare una Napoli che esiste, per l'amor di Dio. Però? Ma non è tutta Napoli, è un 5%. Di un 95% di persone per bene. 5% che i media fanno in modo che si mangi il 95%. Un tuttologo in modo particolare, che ormai parla di tutto, fra poco apparirà anche alla Madonna pure lui, che continua a vincere premi. Ad incassare anche. Però non sta qua, non sta a Napoli. Saviano, insomma, lo dico io. Sì. Io i nomi non li ho fatti. Perché no, ovviamente, però, insomma... Poi dopo... Ti dico la verità, da un certo punto di vista forse sbagliando, perché se avessi fatto il nome probabilmente mi beccavo una denuncia e finivo su tutti i giornali, in tutte le televisioni. Ma non è quello che ti Ma interessa. A me non interessa. No? Quindi? Io sono sempre dell'idea che chi vo capì, capisce. Un motivo per leggerlo? Perché scivola via. Io adoro Baricco. Io sono innamorato di Alessandro Baricco. E a me piace Baricco perché inizi a leggerlo... E fin quando non hai finito non riesci a staccarti. Spero che questo libro possa avere lo stesso risultato. E fino ad ora le persone che lo hanno letto mi hanno detto, dice, abbiamo iniziato
Siamo guarda, io lo vedrei anche adatto proprio come quei libri di narrativa alle scuole medie. Non lo so, mi dà quella c'è idea. C'è una persona che mi ha preteso che io facessi una presentazione anche in facoltà, per cui probabilmente verrà presentato anche in università. Senti, oggi pomeriggio ancora a teatro, so che oggi state al Teatro Bracco con Caterina De Santis al Bracco, con Cecenza Mammà, per cui i capelli neri sono per quello. E poi quindi? Martedì c'è la serata, c'è il Galà Taranto al Trianon, dove verrà ricordato Nino. E con mio sommo piacere un giornalista oggi sul Mattino ha detto andrebbe ricordato anche Carlo. Assolutamente e sì. E la cosa mi ha fatto molto molto piacere. Grazie Corrado, grazie Taranto, grazie per quello che dai tu, quello che hanno dato tuo zio e il tuo papà e grazie per essere stato qui con me. Grazie.